faces, worn out places, worn out faces, bright and early for the daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Allora, Stefano è venuto qui, tante volte è stato prezioso perché è stato il ricercatore che ci ha permesso di vedere tante cose belle al telescopio. Ieri ci ha fatto vedere l'Albireo, l'altro ieri. L'Albireo. Stasera lo vediamo di nuovo. Ah, ci provate, ecco, perché era proprio bello l'Albireo. E allora Stefano, buona fatica, perché adesso parlare di questo con sto caldo. Allora, come intanto grazie a Maestra Titti e a Fratelli Bandera, a tutti, diciamo, a tutti gli organizzatori di questo evento. Allora, io sono Stefano Gallozzi, sono ricercatore tecnologo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, ma in particolare in questo contesto vi presenterò quella che è la mia attività in maniera più o meno, diciamo, divulgativa, che ho, diciamo, preso in considerazione nell'ultimo periodo, perché sono... perché sono anche il presidente del Comitato di Tutela Ambiente a Monte Porzio e presidente della Safeguarding Astronomical Sky Foundation, che è un, diciamo, un ente no profit che abbiamo creato negli ultimi anni per cercare di salvare il cielo astronomico da una serie di, diciamo, di problematiche che poi vi farò anche vedere. E, parlo chiaramente a titolo personale, non parlo a nome dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, anche perché sto cercando di fare uno studio, ho anche pubblicato un libro in merito e cercando di fare, diciamo, chiarezza su quelle che sono le problematiche più scottanti. Come diceva la maestra Titti, è un argomento scottante, ma scottante anche a livello politico, perché a seconda di come si interpretano queste problematiche ci sono delle risposte politiche che possono più o meno condizionare la nostra vita. Quindi va capito, appunto, e inquadrato bene il problema. Come vedete, questa immagine è un cubetto di ghiaccio. La Terra è in un cubetto di ghiaccio che però prende fuoco, perché fondamentalmente il concetto di cambiamenti climatici è esattamente questo, cioè l'andirivieni di cicli astronomici, orbitali, solari e in questo momento anche antropici, che antropici, lo dico ai ragazzi, antropici significa causati dall'uomo, dall'attività umana su questo pianeta, che inizialmente si sottovalutavano, adesso invece sono diventati molto importanti. Quindi parleremo della differenza fondamentale tra quello che è il meteo e il clima, e la fisica e l'astrofisica che c'è dietro ai cambiamenti climatici, quindi le cause naturali. Successivamente, diciamo, cercheremo di quantificare e di inquadrare quelle che sono le problematiche antropiche, le previsioni per il futuro e questo fenomeno particolare che si sta sviluppando negli ultimi tempi, cioè l'ecoansia, questo nuovo termine che è stato coniato, che di fatto questi ragazzi si trovano di fronte a un futuro incerto e quindi sono ansiosi sul nascere. E siamo noi adulti che gli stiamo trasmettendo, forse anche grazie purtroppo a, diciamo, a un background scientifico non proprio accurato, stiamo trasmettendogli erroneamente le nostre ansie. Allora, cos'è il tempo e cos'è il clima? Tempo meteorologico. Oggi piove, domani non piove. Che differenza c'è? Vedi, questa è una linea di demarcazione. Tutto quello che riguarda il tempo atmosferico, cioè
le condizioni in un determinato territorio in un certo giorno, piove, non piove, piogge estiva, eccetera. E quindi tutti i parametri atmosferici, le precipitazioni, la pressione, la temperatura, il vento, l'umidità, fa parte di cosa? Che si misurano con termometri e altri strumenti, fa parte di quello che è il tempo atmosferico. Il clima è una cosa un po' diversa perché agisce sul medio-lungo termine, cioè non oggi, domani, dopodomani, le previsioni tra una settimana, ma tra anni, decenni, millenni e anche di più. E questo si chiama clima, cioè l'insieme delle condizioni atmosferiche, cioè di queste qua, protratte in un intervallo di anni o di secoli o di decenni di un particolare, diciamo, luogo sulla Terra. Quindi dipende da alcuni fattori che sono la latitudine, cioè quanto ti trovi rispetto ai poli o l'equatore sulla sfera terrestre, la distanza dal livello del mare, quindi l'altitudine, perché se stai al mare o se stai in montagna cambia molto il clima, la presenza o meno di mari, acqua e via dicendo, ma anche di catene montuose intorno di dove ti trovi. Allora, fondamentalmente quello che riguarda le variazioni naturali che determinano il clima sono sostanzialmente determinate da quelli che sono i parametri orbitali, questi qui, cioè come l'orbita e l'inclinazione, tutti questi parametri qui della Terra rispetto al Sole si modificano nel corso degli anni, dei secoli o anche dei milioni di anni, perché no? Quindi parliamoci semplicemente, ci sono dei cicli, l'asse terrestre è come è inclinata la Terra rispetto al Sole, rispetto al piano del sistema solare, dell'orbita, e varia tra 22 gradi e 24 gradi, quindi ci sono dei cicli che durano quanto? Addirittura 41.000 anni, e varia tra 22 e 24 gradi. Questi sono abbastanza regolari, vedete? E sono stati parametrizzati, cioè è stato fatto questo grafico. Poi ci sono dei cicli di 100.000 anni, questo è il ciclo di eccentricità, la variazione dell'eccentricità. Cos'è l'eccentricità? È come l'orbita terrestre è più circolare o più eccentrica, cioè che assomiglia più a un'ellisse, a un uovo, diciamo, chiamiamola così. E questo varia tra quanto varia? Tra 0,05 e 0,06, ma ha un ciclo di 100.000 anni. Questo ciclo si somma a quello precedente. Poi c'è un altro ciclo che va di 22.000 anni ed è la precessione, sono i moti conici di precessione dell'asse, cioè che l'asse terrestre poi alla fine fa un giro che è una specie di cono. E dura 22.000 anni. I moti di precessione vengono moltiplicati da quelli dell'eccentricità. Quindi che succede? Che quando tu hai un andamento che fa così e poi si somma un andamento che fa così, quello che lo, diciamo, la risultante è un andamento che fa così. E quando si moltiplica, chiaramente il fattore più piccolo, quello di 22.000 anni, va ad incidere perché a un certo punto arriverà a zero e azzera tutto il moltiplicatore. Dopodiché questo discorso dei parametri orbitali avrebbe un senso chiaro nel momento in cui la stella, cioè il Sole che ci illumina e ci dà la sua potenza, fosse sempre costante. In realtà non è costante, non è una lampadina accesa che sta là e manda la sua, chiamiamola, costante solare di potenza continua. In realtà ci sono questi cicli, vedete questi azzurri, questi si chiamano amplitudine, che durano più o meno 11 anni. Assieme a questi cicli c'è una variazione di quello che è l'attività solare, cioè delle macchie solari, ovvero dei campi magnetici del Sole. Questi poi provocano una serie di problematiche anche diciamo, sull'atmosfera, sulla magnetosfera terrestre. Di questo ve ne parlerà domani la mia collega Ilaria Ermolli, che fa proprio questo genere di studi. E comunque, diciamo, il ciclo di variazione diciamo, dell'attività solare è più o meno di 11 anni e varia anche con il vento solare, eccetera. Però che succede? Che ci sono almeno quattro cicli solari di differente entità, uno di 90 anni, uno di 210 anni, uno di 1000 anni e un altro addirittura di 2300 anni. Messi tutti insieme, come potete vedere, alla fine la TSI, che è la Total Solar Irradiance, ovvero la potenza solare, varia nel corso degli anni. Ci sono dei periodi in cui ci sono delle buche, e in queste buche di solito si creano quelle che vengono chiamate ere glaciali. E poi ci sono i periodi più caldi che sono sopra lo zero, che sono diciamo delle creste, e in queste creste c'hai dei periodi più caldi. Questo è il grafico, per esempio, di quello che succede
è successo nel periodo del Medioevo con un famoso minimo chiamato Minimo di Maunder, in cui c'è stata una piccola era glaciale in tutta l'Europa, temperature molto rigide, ed era un periodo in cui l'attività solare praticamente si era azzerata per quasi 100 anni, più di 100 anni. Poi c'è stato un altro minimo, quello di Dalton, e adesso c'è un massimo moderno. E se guardate questi ultimi due, 20, 23, 24esimo ciclo solare, è andata a diminuire. Quindi qualche anno fa la previsione, l'ultimo diciamo, anno del 24esimo ciclo solare, 2019, si prevedeva che il prossimo ciclo, cioè il 25, sarebbe stato ancora più basso, quindi che si stesse innescando qualcosa di simile. In realtà quello che è emerso nel 2022-2023 è che in realtà le macchie sono salite, quindi il numero di macchie in realtà per ora siamo risaliti con il valore del ciclo solare, per cui in questo momento non si pensa di andare incontro a una vera e propria era glaciale. Ad ogni modo, la cosa importante da comprendere è che ci sono anche altri fattori naturali che sono di origine endogena, cioè di origine terrestre. Il vulcanesimo, per esempio, quando ci sono grandi eruzioni di vulcani, come per esempio è successo col Pignatubo, col Tambora, il Krakatoa e questo quello islandese di qualche anno fa, le temperature si abbassano repentinamente per alcuni anni diciamo, di un importante valore, per esempio col Pignatubo mezzo grado si è abbassata la temperatura. Con il Tambora nell'815 venne denominata l'anno senza estate perché era talmente il Krakatoa ancora di più e via dicendo. Quindi questi abbassamenti ripetuti in passato, millenni fa e milioni di anni fa, hanno addirittura innescato delle vere e proprie ere glaciali protratte per migliaia di anni che poi hanno portato a estinzioni di massa anche importanti. Quindi mettendo insieme tutte queste variabili naturali, quello che noi abbiamo osservato, noi insomma, quello che i climatologi hanno osservato, questo in particolare è un grafico estrapolato dal lavoro premio Pulitzer di Ruddiman dei primi anni del 2000, è che fondamentalmente questa curva tende ad abbassarsi, ovvero stiamo andando verso un clima leggermente più freddo, questo da 3 milioni di anni fino ad oggi. Quindi che succede? Stiamo andando verso parametri orbitali che portano verso una glaciazione, ma stiamo andando realmente verso una glaciazione. Questi sono gli ultimi 200 anni. La curva nera, come vedete, si discosta da quelli che sono i valori naturali. Perché si discosta questi valori naturali? Qual è la domanda? Non si capisce perché si discosta, ma sale, quindi c'è un riscaldamento di un grado e mezzo, un grado e due. Quale sarà il motivo? Nelle scuole, quando vado nelle scuole, faccio sempre vedere queste due slide. Questo è Mercurio. Mercurio è il pianeta più vicino al sistema solare, più vicino al Sole del sistema solare, e c'è questa particolarità, l'escursione termica che qua, in queste zone dove è buio, è meno 170 gradi, freddissimo, di qua è 470 gradi al Sole. Perché succede questo? Succede questo, chiaramente un pianeta del genere non è adatto alla vita, non è possibile vivere su un pianeta del genere. Venere, che è il secondo pianeta più vicino, quindi un pochino più lontano dal Sole, dovrebbe essere più freddo, no? In realtà Venere è il pianeta con la temperatura massima del sistema solare, ovvero 460 gradi centigradi. Che differenza c'è tra Venere e Mercurio? Domanda? Qualcuno vuole rispondere? Ok, quindi dimmi, faccio una pausa per bere. Forse sono troppo grande per rispondere, però Venere ha un'atmosfera che trattiene il calore Certo, appunto, quindi bravissimo. no. Quello che succede su Venere, allora, quello che succede su Mercurio è questo qua, ovvero il Sole irradia, c'è cioè una potenza, colpisce il suolo. Parte di questa radiazione viene assorbita, parte viene riflessa verso questa. Quindi si raffredda velocemente e si riscalda velocemente. Quello che succede su un pianeta con atmosfera come la Terra o come Venere è che quello che succede, il Sole arriva, colpisce la superficie, le onde escono verso l'esterno, alcune colpiscono le particelle dell'atmosfera e reirradiano verso il terreno. Quindi quello che succede è che aumenta la quantità di calore trattenuta dentro l'atmosfera e questo fenomeno viene chiamato effetto serra, ovvero un effetto climatico naturale. La Terra, che ha un'atmosfera pure la Terra, ha
qualora non avesse l'atmosfera, avrebbe una temperatura media di meno 18 gradi. Media, quindi tra la parte assolata e la parte non assolata. Invece con la presenza di atmosfera, in particolare dell'acqua sulla Terra, la temperatura media è più o meno 14-15 gradi. Però il problema è che sulla Terra, rispetto a Venere, che comunque ha un grande effetto serra, causato appunto da queste particelle che sulla Terra c'è anche un contributo antropogenico, cioè causato dall'uomo, di questi gas che trattengono parte della radiazione e la riemettono verso la Terra. Quindi abbiamo i gas normali, i gas serra, dopodiché c'è il gas serra antropici che si sommano, quindi è un contributo, e può essere che questo contributo effettivamente vale lo scotto di questo grado in più di riscaldamento rispetto ai valori naturali, può darsi. La paura però, la paura è questa, perché vedete, faccio sempre vedere questo, questa immagine che è il monte Olimpo, Monte Olimpo, che sarebbe un vulcano spento su Marte. Perché faccio vedere questo? Perché vedete, qua è un territorio molto brullo, ma c'ha questa particolarità, come se in passato queste scogliere, come fossero delle scogliere a picco, come se in passato fosse il pianeta fosse pieno di acqua e venisse scavato da, su questo vulcano che è uscito fuori dall'acqua, dagli oceani. In realtà queste cose sono già successe anche da noi, perché sono dei periodi climatici che hanno portato a prosciugare intere zone. Per esempio il periodo tra 10.000 e 5.000 anni fa, la zona del Sahara era una zona ricca di laghi, di fiumi, era una zona molto abitabile, c'erano anche delle civiltà evolute rispetto ad oggi. Oggi c'era un lago gigantesco, guardate quanto è grande rispetto, per esempio la Tunisia, grande come la Tunisia, più della Tunisia. Questo era il lago Chad. Oggi il lago Chad è una distesa brulla, e questo è un grafico, quindi un'animazione di com'era allora, tutto bello lussureggiante, com'è adesso. Effettivamente questi cambiamenti sono possibili, e non è 5.000 anni fa non era proprio un contributo antropico a creare questo, ma semplicemente lo spostamento di parte della quantità di acqua da un territorio a un altro. E però la paura è che domani ci potrebbe essere un surriscaldamento, un qualcosa tale da far perdere l'acqua su tutta la superficie terrestre. E non è una cosa molto, impossibile, perché questo è uno studio su Nature che ha quantificato tutta l'acqua degli oceani, l'acqua dei fiumi, dei laghi e dei mari, rispetto alla superficie, alla sfera terrestre, è solo questo pallocco qua. Questa è tutta l'acqua sulla Terra. Che ci vuole a perdere quell'acqua? Questi pallocchi più piccoli sono l'acqua liquida, fresca, e l'acqua di fiumi e laghi, quindi potenzialmente, potabili. Questa è la quantità di aria. Quindi fondamentalmente l'ecosistema sembra stabile, ma in realtà si attesta su un equilibrio abbastanza labile. E oltre al vapore acqueo e alla anidride carbonica, che è uno dei gas serra principali, per esempio su Venere, oltre che sulla Terra, abbiamo anche altre tipologie di gas serra che creano appunto il greenhouse gas, l'effetto serra, e sono il metano e il protossido di azoto. E queste anche sono a contributo antropico, quindi causato anche dall'uomo, non solo di natura naturale. Allora noi scienziati normalmente che facciamo? Definiamo dei parametri che sono per esempio il GWP, che è il Global Warming Potential, e sulla base di questo, cioè sulla base della concentrazione della CO2, noi riportiamo tutti gli altri gas a CO2 equivalente. Quindi noi abbiamo il metano, che è 25 volte più, ha più potere di trattenere il calore rispetto all'anidride carbonica, il protossido di azoto, che è 298 volte, quasi 300 volte. Mettiamo tutto questo insieme, da questo momento in poi quello che consideriamo CO2 in realtà è la combinazione di questi gas. E queste sono le percentuali rispetto a, ai valori naturali e ai valori antropici. Vedete, come concentrazione grafica, la quantità di anidride carbonica è questa verde, questa qui, che è ingrandita qua. Il pallino bianco, il quadratino bianco, è quella umana, che è lo 0,0016%. È poco. Il contributo di CO2 che produce effetto serra naturale
è piccolo rispetto al resto della, diciamo, rispetto al resto della atmosfera terrestre, e quello antropico, quello causato dall'uomo, è ancora più piccolo. Può essere così? Può essere che quello antropico determina effettivamente questo spostamento? Sono state rifatte queste simulazioni, questi sono dati della NASA, ed effettivamente sì, perché questa riga rossa che mette insieme tutti i fattori, quelli naturali e quelli dei gas serra, effettivamente si sovrappone come crescita ai valori osservati. Quindi effettivamente questa discrepanza, questo grado, grado 2, grado 3 di eccesso di temperatura è effettivamente dato da cambiamento climatico prodotto dall'uomo, quindi dalla concentrazione. E quanto, per quale motivo succede questo? Succede questo fondamentalmente perché la percentuale di CO2 di concentrazione umana, per definizione, più persone ci sono, ed è proporzionale al numero delle persone, quindi la concentrazione di CO2 dipende dalla popolazione. La popolazione dal 700 in poi è cresciuta, questa curva verde è la crescita della popolazione, questo invece è il tasso, cioè la velocità di crescita. Il massimo della velocità di crescita è stato nel 1968, nel periodo del boom economico, dopodiché è andata a decrescere, però la curva ha continuato a crescere, nonostante la pandemia di qualche anno fa, speriamo qualche anno fa, noi abbiamo superato gli 8 miliardi di persone, la popolazione ha continuato a crescere in ogni caso, perché? Perché comunque il tasso, anche se in decrescita, continua a crescere il numero di persone, e questo provoca comunque un aumento, diciamo, di effetto serra causato dal contributo antropico. Allora, la domanda è: in passato, quando la popolazione era più bassa rispetto a quella attuale, ci sono state delle epidemie anche importanti, ricordate la peste, le epidemie di vaiolo nelle Americhe, hanno decimato la popolazione mondiale. E effettivamente questo ha avuto un riscontro su quella che è stata la concentrazione di CO2 e della temperatura globale. La risposta sempre Ruddiman ce la dà, cioè quando vedete in concomitanza di queste buche dove è successo che ci sono stati pandemie importanti, a quel punto la temperatura è crollata, e non è crollata solamente perché c'erano condizioni atmosferiche particolari, diciamo astronomiche particolari, ma proprio perché effettivamente c'era meno necessità di sopperire cibo, alimentazione e tante altre situazioni alle persone. Perché era diminuita la demanda, la richiesta, e questo è normale, normalissimo, però con un ritardo. Non è successo oggi c'è la pandemia e domani c'è l'abbassamento di temperatura, ma una concentrazione di CO2, una variazione di concentrazione di CO2, considerando tutti questi parametri che sono i tempi di reazione dei vari sistemi climatici globali, avviene, quindi produce una variazione di CO2, produce un cambiamento nella temperatura globale in media dopo 30-40 anni. Questo significa, se ci facciamo due calcoli, che fondamentalmente noi oggi, con il riscaldamento globale, quindi un grado e mezzo che abbiamo visto come differenza rispetto ai valori naturali, noi stiamo percependo quello che era riscaldamento, cioè le emissioni, il riscaldamento causato dalle emissioni del fine anni 80. Ora, quello che è successo a fine anni 80 rispetto a oggi, cosa è stato? Che negli anni 90 la CO2 è aumentata, nel 2000 è aumentata, nel 2010 è aumentata, e adesso siamo al massimo attuale, ed è continuato a crescere. Quindi programmaticamente quello che succederà necessariamente continuerà a crescere, sia la concentrazione di CO2, che queste sono le proiezioni della temperatura. Per i prossimi 30-40 anni la temperatura continuerà a crescere, anche se domani la popolazione umana scomparisse, per i prossimi 30-40 anni. Quindi che cosa succede? Allora, questi sono i modelli molto cari ai vari climatologi. Che succede? Si prendono tutti i parametri possibili, immaginabili da modellizzare, e si dice: ok, ma quanto crescerà la temperatura nei prossimi 50-100 anni? Diamoci una regolata così capiamo come andrà. La domanda quindi è: quanto crescerà questa temperatura? Io ho cerchiato questo qui, che viene più o meno riconosciuto come
la previsione più attendibile, non perché le altre non si possano verificare, ma perché scientificamente sono poco plausibili, e quindi non ha senso. E di fatto noi potremmo crescere ancora con una temperatura da 1,5 gradi fino a 3 gradi nei prossimi fino al 2100. Questo che significa? È giustificata l'ecoansia? Cos'è l'ecoansia? L'ecoansia è quella paura che i giovani, nell'ultimo periodo è stata coniata questa parola, che riflette, diciamo, l'incertezza nel futuro dei giovani. Quindi questi giovani che di fatto pensano che è fondamentale diventare attivisti perché la propria attività può determinare il futuro del mondo. Benissimo, è importante spiegare scientificamente cos'è il fenomeno e il problema, ma è fondamentale anche comprendere che qualsiasi cosa faranno questi ragazzi, la paura è che per i prossimi 30-40 anni potrebbe non cambiare nulla. Allora che succede? Che l'ecoansia diventa un frutto mediatico creato ad hoc. Vedete queste immagini che vengono continuamente ripetute, dissesto idrogeologico, desertificazioni, inquinamenti vari, eccetera, incendi, scioglimento dei ghiacciai. Ci sono addirittura degli studi scientifici che diciamo, ipotizzano degli scenari più o meno implausibili. Immaginiamo, questo è stato uno studio, diciamo, riciclato anche su giornali come Repubblica, eccetera, dove si ipotizzava che l'Italia nel 2100, cioè tra pochi anni, diventasse così, con l'esclusione della pianura padana sottoterra, con un aumento del livello dei mari di quasi 300 metri. Questo addirittura pensa di con un aumento di 400 metri. È possibile? No, non è possibile, perché per fare questo bisognerebbe sciogliere tutti i ghiacciai e soprattutto le calotte polari. Per quello che abbiamo detto prima, i tempi di reazione delle calotte polari sono alcune migliaia di anni, quindi potrebbe darsi che questo succeda, ma dovremmo avere per alcune migliaia di anni un optimum climatico sopra i 20 gradi, allora si scioglierebbero come temperatura media, allora si scioglierebbero le calotte, non certamente nei prossimi 100 anni, che nella peggiore delle ipotesi aumenterebbe di 3-4 gradi e comunque non ci sarebbe il tempo medio per poter fare questo genere. Quindi permettetemi che l'ecoansia l'ecoansia su una cosa del genere si risolve facilmente mettendo un bollino di questo tipo e soprattutto spiegando ai ragazzi che questo è uno studio apocalittico, non si sa affatto per quale motivo e non si sa affatto su quale presupposto scientifico. Per esempio il World Economic Forum, qualcuno di voi lo conoscerà, in passato, poco tempo fa, se ne è uscito su Twitter con questo post: Venere un giorno era come la Terra, era un pianeta simile alla Terra, poi però è arrivato il cambiamento climatico che lo ha reso inabitabile. Come ho detto precedentemente, io non so questi grandi studiosi del World Economic Forum se hanno preso la laurea postal market per corrispondenza. Ad ogni modo, credo che almeno dovrebbero sapere che Venere ha una parte della vicinanza al Sole, che nel momento in cui si è accesa la stella non ci sarebbe stata la possibilità di avere una temperatura nel range di abitabilità, ma in ogni caso abbiamo una densità dell'atmosfera 100 volte superiore a quella terrestre, quindi qualunque tipo di effetto serra sulla Terra non potrebbe mai essere paragonabile a quello di Venere, che è 100 volte superiore per la quantità, proprio per la densità. Quindi questo, anche qua, ci si mette una fake news, ma va spiegato ai ragazzi, perché i ragazzi si trovano queste cose, dico: ma come, eravamo inabitabili? Un'altra bella notizia che esce fuori è che si stanno sciogliendo le calotte. Ma chi lo dice? Lo dice il telegiornale? No, vai sull'NSDC, che è l'US National Snow and Ice Data Center, guardati i grafici dicono che il minimo minimo storico negli ultimi 100 anni di estensione dei ghiacciai era nel 2012 e nel 2017. Adesso la concentrazione dei ghiacci è aumentata. Quindi dove stanno queste notizie? Da dove vengono? Stiamo parlando di trend meteorologici e stiamo parlando di trend climatologici. Allora, a questo punto evidenziamo, diciamo, delle notizie come quella del 2 luglio di quest'anno, in cui l'ARPA dice e rivela che le riserve idriche degli ghiacciai sono al top negli ultimi 10 anni. In Adamello 29 metri di neve,
i ghiacciai negli ultimi anni si stanno espandendo, quindi dove stiamo? Addirittura ci sono degli studi che parlano di imminenti possibilità di dell'Eddis Minimum. Ora, magari domani la nostra collega vi spiegherà meglio questi studi climatologici e dove si va a livello solare, ma se dovesse innescarsi un minimo, se un minimo di attività solare, necessariamente la nostra lampadina che ci riscalda si abbasserebbe di intensità e quello che succederebbe non potrebbe esserci nient'altro che un minimo, una era glaciale, quindi un nuovo minimo moderno. E questo potrebbe avvenire dal 2050 in poi. Che succederebbe in quel caso? Forse potrebbe succedere quello che vediamo in questa figura a destra. È più allarmistica la figura a sinistra o la figura a destra? Chi ci guadagna dall'allarmismo? Io non mi preoccuperei di vedere un po' che va a sfociare qua giù, il mare Adriatico trasformato in una distesa magari coltivabile. Però mi preoccuperei magari, sapendo questo, delle popolazioni che abitano qua sopra, perché sarebbero chiaramente sommerse di ghiaccio. A ogni cambiamento climatico va come facevano gli animali, ci sono le migrazioni, necessariamente le persone dovranno adattarsi. Ma è sempre avvenuto. La Terra si è formata 4 miliardi e mezzo di anni fa. Queste azzurre sono tutte glaciazioni, ere glaciali. E in quest'ultimo periodo, no, da 3 milioni di anni a questa parte, noi siamo comunque in un'era glaciale, perché le temperature sono basse. In media noi stavamo intorno ai 20-25 gradi. Questo è il periodo in cui il clima terrestre è stato per più tempo. E qua stiamo parlando di milioni di anni, per decine, centinaia di milioni di anni a temperature sopra i 20 gradi. Allora, qual è il problema? Adesso concentrandoci sugli ultimi 600 milioni di anni, questa è la concentrazione della CO2, ok? E se la CO2 in realtà non determinasse realmente il clima, ma se fosse semplicemente un indicatore che aiuta, aumenta, diminuisce la propensione o meno, ci sono stati periodi in cui si sono innescate delle aree glaciali, questi buchi, questa è la temperatura media, questi buchi sono aree glaciali, si sono innescate di punto in bianco anche con concentrazioni di CO2, 4.000-5.000 parti per milione. Noi adesso siamo a una concentrazione di CO2 di 440 parti per milione, cioè 0,04%. Che significa? Significa che siamo qua e siamo in un periodo, vedete la temperatura, di periodo più o meno glaciale. Quindi concentrandoci sull'ultimo periodo, vediamo, stiamo uscendo, ma c'è comunque un andamento altalenante. Un massimo, un minimo, un massimo, un minimo, un massimo, un minimo, e il prossimo un minimo. L'inviluppo è questo qua, è una curva che tende a scendere, quindi proiettando comunque si prevede che entro il 2050 ci potrebbe essere una nuova era glaciale. Quanto il contributo antropico andrà a ritardare questa era glaciale? È un punto interrogativo che va quantificato. Però è fondamentale questo, perché ogni problema, il cambiamento climatico è un problema, c'è sempre stato, diciamo, la vita sulla Terra si è sempre adattata, però qual è il problema? Il tempo scala medio con cui varia, perché i fattori naturali, come abbiamo capito, agiscono sul lungo, medio e lungo periodo, migliaia se non milioni di anni, e dipendono appunto dall'orbita del Sole, la distribuzione delle terre emerse, gli oceani, la copertura dei ghiacci, le percentuali di nubi, eccetera, ma anche la biodiversità è fondamentale, poi vi spiego anche il perché. I fattori antropici invece, fondamentalmente legati all'aumento dei gas serra, agiscono sul breve periodo e sono comunque proporzionali alla popolazione. Finché la popolazione aumenterà, questo contributo tenderà comunque ad aumentare. Non c'è niente da fare. Cosa producono i cambiamenti climatici? I cambiamenti climatici producono eventi meteo avversi e chiaramente il riscaldamento globale. Ma questo riscaldamento, quindi questo grado e 4 di deviazione dai valori naturali, subiscono questi fattori a feedback negativo. Che cosa sono i fattori di feedback negativo? Sono dei circoli viziosi, che praticamente sono delle iterazioni su dei parametri che poi ogni volta vengono modificati e si aumenta l'intensità di questo circolo. E questi sono, in ordine inverso, la scomparsa della biodiversità. E noi adesso ci troviamo in un periodo particolare storico, che si chiama estinzione dell'Olocene, perché da circa 200.000 anni
non so quanto, mi sembra una percentuale elevata, intorno al 40-50% delle specie su questo pianeta si sta estinguendo a causa anche dell'uomo, della scomparsa degli habitat di queste specie. È fondamentale, come diciamo prima, il taglio degli alberi, perché il taglio degli alberi fondamentalmente sono un nostro serbatoio, sono un contributo negativo all'inquinamento e alle emissioni di CO2. Perché? Perché fissano nei tronchi, nelle foglie, negli steli tutto il carbonio che nel momento in cui tu li tagli ritorna necessariamente nell'atmosfera, o tramite metano o tramite appunto CO2. Una volta che l'inquinamento è il fenomeno fondamentale per cui c'è lo scioglimento dei ghiacciai. Non è un grado e mezzo di temperatura, di aumento di temperatura, ma è il fenomeno del darkening. Il darkening è il pulviscolo. Non so se voi siete mai andati in alta montagna sui ghiacciai sopra 3.000 metri, ormai per il livello più o meno dei ghiacciai. Sopra 3.000 metri abbiamo delle nevi che sono molto spesso scure, non sono bianche. Perché? Perché di fatto il pulviscolo atmosferico, l'inquinamento, deposita le polveri di carbonio che sono scure, e questo purtroppo è un contributo additivo di assorbimento della radiazione solare, che tende a sciogliere molto più velocemente di quello che succederebbe in maniera naturale, perché la luce solare verrebbe respinta, verrebbe diciamo riflessa invece di essere assorbita. Quindi il fenomeno del darkening, che avviene tra l'altro anche nelle calotte, è il fenomeno reale per cui si stanno sciogliendo, non è un grado e mezzo di temperatura che scioglie i ghiacci, e questo dipende dall'inquinamento. E poi ci sono le telecomunicazioni. È stato quantificato che all'interno della biosfera, di tutta la luce che ci arriva dal Sole, noi, diciamo, tutta la biosfera assorbe circa l'1% della costante solare, cioè dell'1,3 kW di potenza solare che normalmente ci arrivano. Questo 1% è esattamente la quantità di potenza elettromagnetica che negli ultimi anni si sta riversando, grazie a ripetitori e wireless di ultime generazioni, all'interno della nostra biosfera. Quindi che succede? Abbiamo raddoppiato il contributo che normalmente la biosfera aveva e ha sempre sostenuto, su cui ha sempre sostenuto la vita sulla Terra. L'abbiamo raddoppiato in maniera artificiale. Questo contributo di energia elettromagnetica, che noi siamo con cellulari, con questo telecomando, con tutto quello che abbiamo intorno, purtroppo viene dissipato, e quello è calore. È calore che si aggiunge nella biosfera e contribuisce al riscaldamento globale. Probabilmente è il primo fattore. Quindi di fatto, quando si crea un problema, c'è sempre qualcuno che propone una soluzione. Quindi non è la macchina elettrica la soluzione al problema, diciamo, di inquinamento, perché fondamentalmente l'elettricità in qualche modo deve essere creata, la macchina elettrica deve essere costruita, le batterie devono essere prese dalle miniere di terre rare, dove magari ci sono i bambini che a mani nude scavano. Non è un sistema sostenibile, è un sistema apparentemente green, e tant'è vero che è stato coniato il termine greenwashing. Greenwashing è esattamente questo, cioè lavarsi la coscienza appiccicando un'etichetta green. Non è sempre così, perché poi fondamentalmente dal 60 al 70% dell'energia elettrica nel mondo viene ancora generata tramite centrali a carbone. Qualche mese fa, in Cina hanno costruito la più grande centrale a carbone elettrica del mondo, e continuano a costruirle. Perché? Perché hanno il carbone, producono energia e sopperiscono al fabbisogno. Poi c'è un 20-30% di energia nucleare, fonti rinnovabili arriveranno se no al 5-6%, 7%. E questo è il vero problema. The Dirty Ten, un articolo su Nature, ha scoperto che effettivamente le tratte, consumismo, il concetto di un'economia globale di trasferimento, queste sono le rotte delle navi, che portano normalmente materiali, materie prime, eccetera. Rotte di navi e rotte di aerei messe insieme producono addirittura il 95% delle emissioni e dell'inquinamento. Ora, vi rendete conto che modificare il nostro stile di vita, cambiare la nostra auto prendendo magari un vecchio pandino che non inquinava zero, perché? Perché non si può più circolare, la compriamo elettrica, non risolve il problema, perché il problema è quello. Il problema è che oggi il nostro mondo viene spremuto continuamente e che le risorse vengono
dissipate da cosa? Dalle attività di circa un 2% di super ricchi, quel 95% di cui parlavamo, sono il 95% dei consumi creati dalle lobby, dalle holding, da questi super ricchi che rappresentano un 2% della popolazione mondiale. Il 98%, anche se tu modifichi e riduci a zero i consumi del 98% delle persone, oltre a schiavizzarli, purtroppo non ottieni nulla, perché quello che ottieni è che quelli continueranno comunque a fare cosa? A fare quello che hanno fatto finora. Una delle mie attività come volontarie, anche come astronomo, è stato quello di combattere il proliferare delle costellazioni satellitari. Perché? Perché fondamentalmente sono previsti nei prossimi anni qualcosa come 100.000 satelliti in orbita per varie motivazioni, telecomunicazioni, eccetera. E questo è solo un esempio. Per esempio, quello che noi vedremo nel cielo, potete scaricarvi sul vostro cellulare, che tanto qua avete tutti il cellulare, l'applicazione Stellarium, e guardare nel cielo. In qualsiasi momento vi passeranno una ventina di satelliti sopra la testa, lo vedete direttamente in tempo reale. Questo è quello che normalmente è stato fatto qualche anno fa da un deserto australiano, e questi satelliti sono veramente delle strisciate di satelliti. In quel momento ce n'erano 3.500 di Starlink, che sono la SpaceX, diciamo, la costellazione SpaceX. Adesso ce ne sono 6.000 e diventeranno 42.000 tra qualche anno. Allora, qual è il problema? È che per gestire questo genere di infrastrutture è necessario farsi un attimo qualche calcolo, perché ok, io me ne rimango a casa in smart working, non prendo la macchina, siamo tutti felici e contenti e mi faccio il greenwashing della mia coscienza dicendo che sono anche ecologista. Però se utilizzo le infrastrutture tecnologiche, sto facendo cosa? Sto sfruttando quelle che sono le risorse del pianeta. Guardate, quello che oggi abbiamo è che noi normalmente, come globalmente, sfruttiamo per sostenere il nostro stile di vita in tutto il mondo qualcosa come in media 1,75 pianeti Terra equivalenti, ma ce n'abbiamo uno solo di pianeta Terra, non è che ce n'abbiamo due o tre. Se noi utilizzassimo lo stile di vita come qua Australia e Stati Uniti, che succede? Che avremmo bisogno di 5 pianeti equivalenti, di 4,5. Non è chiaramente possibile. E lì dove ci sono dei paesi che consumano così tanto, è ovvio che ci saranno paesi sottosviluppati, c'è un minimo, dove poi ci sono paesi che non hanno risorse. Allora, qual è il problema? Il problema fondamentale è che il nostro greenwashing si basa su questo pallocco qua. Si basa sulle infrastrutture internet che purtroppo negli ultimi anni stanno crescendo a dismisura. Prima della pandemia internet era il quinto o sesto paese a livello di, se fosse un paese, diciamo, a livello di consumi. In realtà adesso è diventato il terzo paese, tra qualche anno diventerà il secondo, e nel giro di qualche decade probabilmente sarà l'unica fonte reale di consumi. Perché? Perché dietro internet, i servizi associati a internet, ci sta questo. Ci sono server, workstation, centri dati sparsi in tutto il mondo, ce li abbiamo sotto casa, probabilmente anche qua vicino. Che succede? Che ci sono cavi di rame, fibre ottiche, questi server consumano un sacco di energia, ma soprattutto riscaldano tanto, quindi devono essere raffreddati, devi consumare la corrente per raffreddarli, gruppi di continuità e gruppi elettrogeni, non sarà mai che vada via la corrente che si interrompe il servizio. Ci sono edifici pieni di batterie al piombo, di gasolio e di benzina soltanto per sopravvivere. Quindi di fatto un centro dati è l'apoteosi del consumismo mondiale, ed è quello su cui si sta basando tutto il nostro Green Deal delle politiche europee e non. Allora, questo è il discorso che facciamo per l'assessore. Noi sappiamo che la temperatura percepita al di sotto di una bella, diciamo, città alberata, in una via alberata, è molto più bassa rispetto a quello che si avrebbe sulla stessa via nel momento in cui tagli gli alberi e non hai più chiaramente un refrigerio. A Medellin, in Colombia, è stato fatto un progetto che si chiama Corridoi Verdi, dove praticamente la temperatura media si è abbassata in poco meno di 3 anni, sfruttando proprio la disposizione degli alberi, e si prevede che nei prossimi anni cambierà proprio il clima della città, diventa la città dell'eterna primavera, viene chiamata, e addirittura arrivando fino a 4-5 gradi in media. Questo è il modo di combattere i cambiamenti climatici, non questo.
abbattere gli alberi per poi trovarsi a dire ok, però mettiamo una pala eolica, magari tappezziamo la Sardegna dei pale eoliche per mitighiamo, come dire, il riscaldamento col condizionatore. Non è sostenibile perché a un certo punto chiaramente bisognerà smaltire tutto questo. E questo si fa semplicemente andando a guardare il nostro Global Footprint, è un sito, potete andare a vedere quello che è il vostro stile di vita, andare a modificare lì dove è possibile, si può fare tutto, però ricordatevi che il problema del cambiamento climatico è un problema più politico che non scientifico. È fondamentale questo perché molto spesso quando si evidenzia un problema anche a livello mediatico sono le stesse persone che ti propongono la soluzione ad averlo creato il problema. E quindi bisogna un attimino stare attenti e capire un attimino quali sono le soluzioni a questi problemi che vengono paventati. Per esempio, ok, non si può risolvere il problema che la CO2 e i gas serra sono proporzionali alla popolazione mondiale, benissimo, anche perché non è che puoi programmare guerre, pestilenze e carestie, quando succedono, succedono. Però puoi diminuire i consumi della popolazione, perché quello è semplice, è facile, è stato già fatto con un modello cinese che tiene a bada più o meno 1,5 miliardi di persone. E che succede quando succede questo? Che tu prendi il discorso del cambiamento climatico, del problema del cambiamento climatico, per imporre i crediti di carbonio. I crediti di carbonio diventano uno strumento di controllo di cosa? Dei consumi della popolazione. È facile dire, ok, c'hai un tetto di tot crediti di carbonio annuali, anche se tu c'hai soldi in banca, non ti vai a comprare la bistecca, perché la bistecca influisce tanto su quello che è il parametro. E quindi tu inquineresti tanto. Non ho parlato prima, me l'hanno chiesto in una domanda, l'IPCC, Intergovernative Panel on Climate Change, è un panel di esperti intergovernativi che danno supporto ai governi sui cambiamenti climatici e danno una serie di cose. Fino agli anni 90, la prima cosa che dicevano questi esperti che analizzavano il problema dei cambiamenti climatici era dire: bisogna limitare i voli aerei perché i voli aerei inquinano tanto, creano problemi, eccetera. Dopodiché è arrivato una proposta da parte della NATO di utilizzare un single fuel NATO, prima per l'adozione, prima per l'aviazione militare e poi per quella civile. E di fatto adesso è lo standard internazionale. E se guardate la composizione rispetto agli altri standard di propulsore, diciamo di kerosene, hanno una serie di quantità di metalli pesanti che vanno. Che nel momento in cui bruciano vengono rilasciati nell'atmosfera. Questo di fatto provoca un riflesso verso l'alto di parte della potenza irradiata dal sole a terra. Quindi che succede? Che da quando, dagli anni 90 in poi l'IPCC ha raccomandato i voli come strumento per risolvere i cambiamenti climatici. Hanno depennato quello come problema e si va avanti perché poi ci sono progetti, start-up di sospetti filantropi in cui per esempio Scopex prevede di irrorare un filtro grigio, eccolo qua, per fare cosa? Per abbassare la potenza del sole che arriva a livello globale. Sfrutti cosa? Si sfrutta esattamente quello che succede con le eruzioni vulcaniche, cioè dei silicati e dei solfati che vengono sparati in alta atmosfera, si ricombinano con il vapore acqueo, creano idrosol e aerosol e quello che fa riflette la luce solare, quindi diminuisce la potenza. Ci sono addirittura dei palloni sonda che dovrebbero andare a oscurare nel punto, qua se c'è qualche scienziato, qualche astronomo, nel punto Lagrangiano secondo, ma se tu vai a mettere uno scudo laggiù, qua nessuno te lo va a togliere, quindi non ti arriva più la potenza che doveva arrivare. E quindi c'è una serie di problematiche. Questo è addirittura l'Ocean Alkaline Denouncement, OAE, un altro progetto che stanno sviluppando in questo momento, stanno mettendo in pratica, in cui modificano l'alcalinità dei mari nell'idea di andare ad assorbire parte della CO2 negli oceani, ma questo produce problemi all'ecosistema marino. C'è addirittura la possibilità adesso di creare on demand, diciamo, dei crediti di carbonio, diciamo, irrorando con degli SLPC che sono dei Slow Live Pollution Gases che hanno una vita media breve e tendono a riflettere la luce del sole, quindi una società che fa questo di fatto ti sta vendendo un credito di carbonio, quindi a te che hai soldi ti compri questo credito, puoi continuare a inquinare quanto ti pare e chi non ha soldi per comprarsi il credito di fatto non sta pagando questa tassa ecologica e quindi fallisci perché
vai avanti. Oltre che poi il problema etico e morale, dice ok, ma io creo e disperdo nubi, significa che sto togliendo l'acqua perché c'ho i soldi a chi magari l'acqua gli passerebbe il temporale in maniera naturale, ma no, con il cloud seeding decido io dove piove e dove non piove. E questo pure è un problema, perché se tu poi ti trovi in una zona dove c'è un problema climatico ambientale, continuerà e verrà amplificato. Il progetto CARE, un altro progetto dalle grandi petroliere, continuano a fare sempre questi aerosol in alta atmosfera. Insomma, il problema fondamentale è che, vabbè, diciamo, c'è un'agenda, questo non è un problema, magari interessa più ai professori e alle maestre, però fondamentalmente questi obiettivi green vanno analizzati uno per uno e bisogna capire dove si va a parare e chi è che li propone, perché poi appunto da qui a passare all'ecoansia è un attimo, e questi ragazzi devono prima imparare a capire il problema scientifico e poi forse ho scritto anche un libro su questo, non lo comprate, come dicevo anche prima, non lo comprate perché non l'hanno comprato neanche i miei familiari, per cui è fondamentale, però se decidete di prenderlo, magari per utilizzarlo come sostegno per il videoproiettore, c'è divieto di ecoansia, lo dovete leggere, lo dovete comprendere, l'ecoansia passa. Finito qua. Se ci sono domande, altrimenti ci sono i telescopi, o entrambe. No, più che altro, effettivamente, la persona media, effettivamente, che cosa dovrebbe fare allora? La persona media deve studiare il problema, perché solo con la conoscenza tu capisci qual è il problema reale. Quando ti dicono, allora, per esempio, vuoi essere ecologista? Benissimo. Vai in un bosco a piantare gli alberi. In bosco già ci sono gli alberi, vai in un punto, vai a ripiantumare gli alberi, ci sono i miei colleghi, i miei parenti in Australia che piantano 100 alberi al giorno, poi è chiaro che qualcuno muore, qualcuno non muore, ma quelli che crescono stanno togliendo, allora nel momento in cui tu non hai più la possibilità di aumentare la CO2, perché effettivamente questa CO2 sta diminuendo e c'è una verifica sostanziale quantitativa che diminuisce, non possono più urlare all'allarmismo e all'emergenza. Il cambiamento climatico c'è sempre stato, ci sarà sempre e continuerà a esserci, con o senza la vita sulla Terra. Il problema è che va capito l'entità di cosa stiamo provocando. E non vedo grossi problemi, nel senso che dovete semplicemente imparare a destreggiarvi da quelle che sono notizie vere o notizie strumentali, perché altrimenti è facile essere strumentalizzati e poi fare cose che magari non... Se una misura è inefficace, il problema persiste negli anni. È un'emergenza climatica, per esempio tempo fa è stato votato alle Nazioni Unite, al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, è stata votata una risoluzione per dichiarare a livello globale emergenza climatica. Non è passata perché c'è stato il veto della Russia, però nel momento in cui tu metti un'emergenza climatica a livello globale vuol dire che ogni governo è autorizzato a creare un'emergenza permanente, e non è la pandemia che ti dura uno o due anni, e con un'emergenza permanente fanno quello che vogliono, e allora a quel punto non c'è più la libertà a cui siamo diciamo abituati. Quello dipende, diciamo, va compreso la situazione. Pannello solare è una valida possibilità di abbattere i costi dell'energia elettrica per quello che riguarda una piccola comunità energetica. Chiaramente in un condominio metti i pannelli solari, va bene per abbattere ma un 10%, non è significativo. Il problema del pannello solare anche qui è la durata e l'abbattimento del costo. Ok, può essere conveniente finché ci sono gli incentivi statali. Quando tu lo devi andare a comprare, a quel punto devi pure valutare quanto ti produce, quanto ti dura, quando dovrà essere smaltito, se sostituirlo, come sostituirlo. Insomma, è una problematica che, diciamo, non è... Anche lì chiaramente poi c'è il discorso della materia prima, perché pure là non è che la materia prima... Invece, per esempio, una cosa su cui non parla mai nessuno è l'approvvigionamento di gas. Il gas, metano, CH4, è 25 volte più serra del CO2. Nel momento in cui io dice io non voglio usare il CH4 per ragioni politiche, esistenziali, lo producono i russi a basso costo, non mi interessa il motivo.
Però nel momento in cui tu hai il metano che ti sgorga dal permafrost perché si è sciolto il permafrost e ci sono interi laghi che ribollono di metano, non lo vai a prendere e non lo bruci e non lo trasformi in CO2, da metano a CO2, vuol dire che tu al netto stai distruggendo qualsiasi politica di risparmio di CO2 per il semplice fatto che ti rifiuti di usare il metano, che in realtà dovrebbe essere usato solo per il fatto che esiste, che esce fuori praticamente a costo zero. Certo, ci sono paesi fortunati che ce l'hanno in casa, ci sono paesi fortunati, ci sono paesi come l'Italia che invece di andare a prendere il metano nell'Adriatico lo lasciano alla Serbia e agli altri paesi che praticamente sopperiscono a fabbisogno energetico per il 90% con 4 impianti, una decina di impianti, noi ce ne abbiamo 200 non utilizzati. Però non, io sono contrario, sono stato il primo a fomentare i referendum contro il proseguimento di queste opere estrattive, però anche perché poi c'è tutto un problema ambientale dietro. Però fondamentalmente dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo. Se vogliamo andare su un'energia pulita, dobbiamo trovare una nuova fonte di energia. La fonte di energia attualmente l'unica plausibile è riuscire a fare un reattore a fusione nucleare. In questo momento non c'è questa possibilità. Ci sono dei prototipi, dei soli artificiali, quello cinese, quello a contenimento inerziale, quello a contenimento magnetico, quello cinese è magnetico, quello statunitense è a contenimento inerziale con i laser. Il problema è che finché non saranno dei reattori stabili non avremo un'energia pulita tale da poter dire dobbiamo mettere da parte il resto. Nel frattempo però non dobbiamo rischiare che con l'idea di fare qualcosa di green facciamo più danni di quello che facciamo con i fossili. Quello è fondamentale da comprendere. Però non sono io a dover decidere o a parlare di politica, questa è semplicemente una mia opinione. Come poi ho specificato inizialmente, la mia attività è più che altro a livello divulgativo, anche nelle scuole, per mettere a freno il problema dell'ecoansia. Non sono per dare risposte politiche, parlo sempre a titolo personale, perché credo di aver studiato il problema, e il problema c'è, è conosciuto, e sono le soluzioni al problema che non mi convincono, e soprattutto sono le persone che propongono quelle soluzioni ai problemi che mi convincono ancora di meno. Quindi fondamentalmente la mia diffidenza non dipende da nient'altro. Dimmi. Non è che non è vero, ma non è la causa quella che ti viene detta. È vero, ma come? Allora, c'è stato un periodo in cui i ghiacciai dei monti si sono abbassati. Non li puoi certo paragonare al periodo in cui ai primi anni dell'Ottocento e del Novecento che eravamo appena usciti da un'era glaciale, perché se tu li paragoni a quelli, non c'è assolutamente ragione di... È chiaro che si sono sciolti rispetto ad allora. Però tu devi vedere quanto sono stabili nel corso di, 10, 20, 50 anni. Allora puoi dire, ok, c'è un trend che si abbassa, un trend significa un andamento che si abbassa o che si alza, oppure che in media rimane basso, rimane medio. E attualmente l'unica reale motivazione di abbassamento dei ghiacciai sono quello che ti dicevo, cioè il darkening, l'inquinamento atmosferico che produce maggiore assorbimento di calore solare. Quello fondamentalmente è quello che sta sciogliendo i ghiacciai. Se si riduce il particolato anche nelle città, probabilmente si risolve. Ma come si risolve? Con le macchine elettriche può darsi, però il particolato globale è anche dove viene prodotta l'elettricità, quindi è fondamentale trovare un bilanciamento. Quindi non, come fai a distinguere se è una fake news? Devi studiare. Perché l'unica cosa che ci salva è la conoscenza di un problema. Se tu vuoi risolvere un problema, l'unica cosa che ti salva, prendi, studi, te metti, capito? Dove studi? Devi studiare dappertutto, devi studiare sulle fonti scientifiche attendibili, devi studiare dove comunque c'è un'opinione in merito. Non ti dico soltanto i conti, perché se tu studiassi adesso
queste problematiche sull'IPCC, che è quell'interpanel governativo sui cambiamenti climatici, quelli sono uno strumento della politica. Se la politica dice che siamo a un passo dal baratro e quindi ci deve essere un'emergenza globale, c'è un'emergenza globale. In realtà, non ve l'ho fatto vedere, ma quelle che sono, c'è un altro studio che testimonia che in realtà la quantità di eventi meteorologici avversi si è abbassata negli ultimi anni, non è aumentata con l'aumento della temperatura come vorrebbero far pensare loro. Ed è così, tra l'altro la quantità di incidenti, di problemi assicurativi, di distruzione eccetera, è ancora quella diminuita. Cos'è che è aumentata? È aumentata la quantità di, diciamo, di effetti meteorologici indotti dall'uomo. Perché? Perché sono aumentate delle tecniche per produrli e per modificarli. È chiaro che se tu, se ti passa un tempo, sai che dallo studio del meteo ti sta passando un temporale e tu fai cloud seeding sulla traiettoria del temporale, si crea un imbuto e ti scarica tutto un posto. E se poi quel posto non è abituato a ricevere tutta quell'acqua, che succede? Succede che ci sono le alluvioni, gli allagamenti. Ma quello però è voluto, programmato. Quindi vanno studiate queste cose, va capito bene la questione, dopo che hai studiato ti puoi fare un'opinione. Se tu ti fidi di tutto quello che ti dicono, purtroppo c'è sempre chi se ne approfitterà in un modo o nell'altro, perché aspetterà che tu vai con la bomboletta spray o con qualcosa a tirare sui dipinti o a bloccare il traffico sul raccordo, perché così hai risolto il problema dei cambiamenti climatici. E quelli sono eserciti di persone che purtroppo non lo sanno, ma vengono arruolate involontariamente da queste persone. Non vi ho parlato dell'alimentazione, c'è una schiera di vegani che va bene, è un loro approccio politico, però poi di fatto è un approccio molto, diciamo, come dire, sì, mettiamola così, diciamo, integralista, quindi qualunque cosa poi. A proposito di essere vegani, questo può influire sull'allevamento? Certo, influisce perché gli allevamenti, allora, da quando c'è l'uomo sulla terra, da quando l'uomo sulla terra ha scoperto l'agricoltura, c'è stata una deviazione dei valori naturali, quindi i primi valori di antropici si sono accumulati con l'allagamento delle risaie, hanno provocato l'innalzamento di metano e di CO2. Per poter coltivare anche solo una zona, tu avevi bisogno di fare quello che si chiama taglia e brucia. Taglia e brucia, che facevano? Che le persone primitive tagliavano un anello sulla corteccia degli alberi, aspettavano che si seccavano, li bruciavano e da lì ci coltivavano sopra. Tant'è che la percentuale di terre bruciate era proporzionale alla quantità di cibo che dovevi produrre, quindi alla quantità di persone che dovevano essere sfamate, eccetera. Cresce la popolazione, cresce il numero di zone disboscate e quindi aumenta la CO2, il metano e via dicendo. E gli allevamenti è uguale, perché il motivo fondamentale per cui i vegani ce l'hanno tanto è che il modello fast food non può andare avanti, non è un modello sostenibile. Su questo siamo d'accordo, la carne non può essere un bene a basso costo, tanto più se poi si mette in moto tutta una filiera, consumistica alla McDonald's, per dire. Questo non è possibile. La carne, per quello che rappresenta, significa che tu un animale lo devi nutrire, gli devi dare foraggio, gli devi dare una serie di alimenti, lo devi bombardare di medicinali perché in certe condizioni non possono vivere, se non morirebbero di malattie. E poi ti vai a mangiare una carne che oltretutto è di bassa qualità. Allora per quale motivo? Se devi mangiare la carne, la mangi, ma la mangi una volta ogni tanto e non a basso costo, perché se è a basso costo vuol dire che c'è una filiera di produzione che chiaramente crea grossi problemi, perché anche ambientali. Però ripeto, il 95% delle problemi, degli inquinamenti e delle emissioni e delle immissioni in atmosfera non sono causate da quattro ragazzi che se vanno a mangiarsi il panino McDonald's, da chi lo fa il McDonald's, da chi lo crea il McDonald's. Sì, siccome sono i miei figli e poi sono per i prossimi mesi e mezzo, quindi non è che se diventano vegetariani bisogna mangiare in maniera... Non andate a McDonald's, andate in Toscana e fatevi una bella fiorentina. Esatto, sì, perché poi io... Ah,
bistecca però, a bistecca. La Fiorentina a bistecca però. Pure il pesce si mangia. Worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very